diretta dell'azienda Curaini. Siamo all'estremo sud, quindi siamo vicinissimi a Siena noi. Abbiamo 50 ettari abitati e, come diceva Andrea, ci siamo un po' mossi nella maniera opposta rispetto a tutto il resto del Chianti classico, perché noi siamo partiti con dei vini a taglio IGT, quindi avevamo un IGT di entrata, un IGT un pochino più importante e poi il top dell'azienda, che era un vino che è un vino a taglio completamente bordolese. Dal 2008 abbiamo iniziato a fare anche Chianti classico, però siamo partiti col Chianti classico riserva, che adesso è diventata la nostra gran selezione. E dal 2015 in poi abbiamo aggiunto anche il Chianti classico annata. Come enologo consulente abbiamo Luca D'Attoma, abbiamo completamente cambiato lo stile anche in vinificazione, perché appunto prima, andando a lavorare con dei vitigni internazionali, avevamo un enologo completamente diverso, che era Michel Roland. Poi, andando verso l'impronta del Chianti classico, siamo spostati verso un altro stile enologico, come ho fatto. La gran selezione che avete nel bicchiere è l'annata 2015 ed è la nostra gran selezione, viene da una singola vigna, che è la vigna numero 7, che è la vigna migliore dell'azienda, sia per esposizione, microclima e suolo. Quindi ci teniamo appunto a fare, come ha detto Lorenzo prima, un cru praticamente. E l'annata della 2015, come vi ho detto, è fa 30 mesi di affinamento in botte grande. Noi lavoriamo il sangiovese nell'affinamento solo con la botte grande, invece gli internazionali fanno vari effettoni. Grazie. Grazie mille, Diletta. Anche qui ho sentito che la gran selezione di Castello dei Bossi era la 16, e qui è bello interessante capire la differenza di annata. La 15 è stata saltata come l'ennesima annata del millennio, in realtà la 16 per certi aspetti sembra superiore, ma più che metterli in correlazione e dire quale è meglio o peggio, direi che è proprio il carattere diverso. Sono entrambi grandissime annate, con la 15 con un'enfasi più sulla polpa, il frutto e l'intensità, e l'altra più sull'eleganza e la freschezza. Quindi è molto bello assaggiarle insieme, perché al netto delle differenze azienda e azienda sono proprio, dico sempre, no? Un giorno puoi svegliarti e hai voglia di una 15 e un giorno della 16, proprio perché hai voglia più di cocco, di profondità, dolcezza, allora sicuramente una 15, parliamo da Toscana, va benissimo l'annata tua. Se hai più voglia più di grinta, energia, freschezza, la 16 è quello che stai cercando. Questo è molto bello, che un territorio come il Chianti classico, al netto del fatto che alcune caratteristiche sono le stesse, però anno dopo anno cambiano. Per esempio questa 15 sottolinea meglio questo aspetto dell'intensità, della potenza, di questo naso, già dal naso, no? Molto godereccio, le sensazioni sono chiaramente quasi frutta sottospirito, quasi confettura di frutta di bosco. Ci sono anche note fresche di viola, cioè sono note che ricordano il ginepro, note balsamiche, la menta, l'alloro, che vengono fuori sul finire del naso, e poi ritorna qualche tostatura molto interessante, caffè, cacao, note che si amalgano molto bene, che il frutto è talmente avvolgente, ricco e rotondo, che anche queste note un pochino più speziate, balsamiche, ci si fondono molto bene. Ad assaggiarlo sentite che però a livello tannico c'è quella nota polverosa, molto, molto avvolgente la lingua, chiaramente l'anno in più in bottiglia si sente sia l'annata che l'anno più in bottiglia. A livello di morbidezza è più morbido di quello prima, il tannino è presente ma è piuttosto carezzevole, e la cosa bella è che tutta questa grande intensità, potenza che al naso ce l'avamo immaginato, in realtà in bocca non la troviamo. La bocca è piacevolissima, anche questo magari qualche grado di temperatura in meno non gli fa niente, e di nuovo è bello vedere come i produttori della zona sono veramente bravi a gestire il caldo, perché questo vino non ha note verdi, non ha note raspose, non ha note aggressive, è di una piacevolezza straordinaria. Anche a questo vino gli facciamo un po' un torto servendolo su una minestra, quindi immaginatevelo su quello che arriva dopo, oppure immaginatevelo soprattutto a casa vostra su una bella grigliata, un bello stracotto, insomma le cose che andiamo a mangiare nei prossimi mesi. Bene, buon proseguimento e buona prigione di nuovo. Grazie.